Buonasera telespettatori di Sport Channel 214, ben ritrovati al nostro appuntamento con Extra Time. Buonasera Alfonso. Buonasera Maria, passiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Abbiamo il direttore sportivo, un onore averla con noi, direttore Luigi Dopo Pavarese. Buonasera. tanto corteggiamento, Sì, è vero. eccomi qua. Per fortuna, una giornata positiva. Commentare una giornata positiva per l'avvenire. E abbiamo anche Mario Carrella, collaboratore dell'ufficio comunicazione della Scandone Basket Avellino. Ma quindi Buonasera. si parla di basket, non si parla di calcio. Si No, parla. si parlerà magari anche di basket, direttore, oggi vedremo, Forse è meglio perché di no. forse è meglio di noi in questa Dopo la giornata, sconfitta perché di ieri, dopo la sconfitta siamo di ieri. particolarmente Ah. felici per l'Avellino e altrettanto felici per il cammino che sta facendo la Scandone. Giornata di ritorni oggi, Sì. Alfonso, dicevamo nel nostro promo, il ritorno della sottoscritta alla conduzione di Extra Time. Apro e chiudo una piccolissima parentesi, salutiamo e ringraziamo Federica Federica Greco. Greco per essere stata con noi nella prima parte di questa stagione dell'Avellino. Federica, io ci ho parlato personalmente questa mattina, l'ho ringraziata per la sua professionalità ed ovviamente l'avremo in queste settimane come opinionista. Ritornerà sicuramente negli studi di Extra Time. In altra veste. Prima di ritorno per l'Avellino Sì. in campionato, perché il campionato ritorna per l'Avellino alla grande fortunatamente quest'oggi, vincente a Brescia, il ritorno del direttore qui a Sport Channel, insomma una giornata positiva. Sì. Alfonso, lanciamoci nel commento della partita, Sì. l'Avellino vincente 3-2 a Brescia. Sì, andiamo a vedere subito gli highlights della gara con il contributo della regia. Vediamo il risultato che ci viene ricordato da Infront 2-3 in favore dell'Avellino. Doppietta di Torregrossa per i padroni di casa, per l'Avellino invece vanno in rete Molina, Castaldo e Bidaoui. Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Novellino schiera non a sorpresa perché lo aveva annunciato il nuovo acquisto Derisio dal primo minuto. Per il resto la formazione è confermata con Cresic e Migliorini centrali, Ngau a destra e Falasco a sinistra. Subito però il Brescia pericoloso con Bisoli che serve Torregrossa in area di rigore. La palla viene deviata in calcio d'angolo, ancora Brescia pericoloso, Torregrossa ancora tutto solo in area di rigore, questa volta si gira ma non c'entra lo specchio della porta. L'Avellino al suo primo affondo con Bidaoui che elude Cancellotti, cross Molina in spaccata, sigla il gol dell'1-0, porta in vantaggio l'Avellino. Fino ad ora soltanto Brescia in campo, eppure l'Avellino passa in vantaggio al suo primo affondo. Ancora la formazione lombarda in area di rigore con Caracciolo che prova lo scavetto a superare Radu. La palla però è fuori misura, finisce fuori. Ancora Brescia in attacco con Torregrossa. La palla finisce sulla sinistra a Furlan. Il cross al centro, Torregrossa ancora, anzi no, questo era Caracciolo di testa, mette la palla fuori. Ancora il Brescia, un assedio da parte delle rondinelle, reclamano qui un tocco di mano da parte di Migliorini, c'è però per il direttore di gara non c'è rigore. Qui invece Torregrossa tutto solo si tuffa e mette la palla dove Radu non può arrivare. Analizzeremo poi gli errori da parte dei difensori biancoverdi. Il cross di Furlan per Torregrossa, passa soltanto un giro di lancette. Ancora l'attaccante con il numero 7 tutto solo sul secondo palo. Firma il gol del sorpasso, stacca Migliorini, vediamo, stop di petto e tiro a volo, la palla finisce sotto la traversa, 2-1 per il Brescia. Poi Caracciolo dalla distanza, Radu la tocca quanto basta per metterla sul palo, sfortunato in questa occasione il Brescia. Finisce così la prima frazione di gioco con le rondinelle in vantaggio sull'Avellino. Rieccoci con il nuovo ingresso in campo per la ripresa. Ngawa qui cerca Castaldo, una serie di rimpalli favoriscono il numero 10 biancoverde che di esterno fa un gol davvero impensabile, non lo sospettavano neanche i difensori del Brescia. Però si inventa questa magia anche se con un rimpallo fortunoso Gigi Castaldo mette la palla sull'altro palo dove non può arrivarci Minelli. L'Avellino riagguanta il pareggio dopo pochi minuti della ripresa. Qui invece un malinteso tra Derisio e Migliorini scatena Caracciolo che però calcia centralmente, può bloccare in due tempi Radu. Ancora l'Avellino con Bidaoui tra Cancellotti, vince un rimpallo, poi supera Meccariello e mette la palla nell'angolino basso, fortunato in un primo momento, bravo nel secondo a deludere la marcatura di Bidaoui.
Meccariello, Bidawi, rivediamo al rallenti, la palla la riprende lui, la finta, e la palla nell'angolino basso, l'Avellino fa il suo sorpasso, poi girandolo di cambi, qui recrimina il Brescia per un calcio di rigore non assegnato dal direttore di gara, vediamo la trattenuta vistosa da parte di Kretic, molto probabilmente questo era calcio di rigore. Qui Castaldo, una magia alla Totti, come l'ha definita il telecronista di Sky, sfortunato però, prende la traversa sulla respinta. Asensio mette la palla fuori, ancora D'Angelo, in questa occasione c'era stato un errore da parte del direttore di gara perché in un primo momento lo vediamo indicare il dischetto del rigore, poi cambia la sua decisione consultandosi con il quarto uomo, il secondo assistente, il fallo è evidentemente fuori aria, quindi c'è il calcio di punizione assegnato all'Avellino, vediamo qui intanto Kresic e Novellino che per l'ennesima volta è stato allontanato dal direttore di gara, il fischio finale, l'Avellino agguanta i tre punti al Rigamonti e inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno, finisce 3-2 in favore della formazione biancoverde Maria. E Rigamonti finisce 3-2, dunque una buona giornata per i lupi, noi abbiamo già una telefonata in linea, pronto, chi è con noi? Buonasera, sono Marco De Avellino, ciao Maria, ben ritrovata e a Ponte, a tutti gli ascoltatori. Ciao. Buonasera, Marco. Allora, niente ragazzi, abbiamo iniziato veramente con il botto il girone di ritorno, con una bella vittoria a Brescia, anche se il primo tempo l'Avellino non ha giocato bene, però nel secondo tempo abbiamo cacciato gli assidi e abbiamo azzannato il Brescia. Quindi va bene così, restiamo uniti vicino alla squadra, che ci siamo tolti adesso dalle zone basse della classifica e guardiamo anche avanti finalmente. Ora vediamo un po' cosa succede, senza saltarci, senza criticare, speriamo di rendere finalmente più facile perché... la squadra ha bisogno di un applauso alla Curva Sud, che anche oggi a Brescia si sentivano solo loro nel settore ospiti. E niente, tutti allo stadio, io sarò presente come sempre. E siamo vicini ai ragazzi perché veramente hanno bisogno di noi. Raggiungiamo la salvezza e poi cerchiamo di divertirci. Ciao. Ciao grazie Marco, grazie mille. Allora, direttore, abbiamo visto negli highlights un Avellino dal doppio volto, non è la prima volta che vediamo questa squadra esprimersi in un modo nel primo tempo e in un modo diametralmente opposto nel secondo. Oggi è stata davvero eclatante questa differenza perché il Brescia ha segnato due gol nel giro di un paio di minuti, l'Avellino però è stata capace di ribaltare questo risultato con un atteggiamento del tutto diverso nella seconda frazione di gioco. Può essere un'analisi della sfida? No, non cambia nulla rispetto nemmeno a quello, all'analisi che le farò, perché dire che l'Avellino sia stato imbarazzante nel primo tempo, soprattutto nella zona sia nevralgica del campo, centrocampo, che in difesa, dove è sempre stata praticamente in balia dell'avversario. Il primo tempo si tagliava praticamente come burro la retroguardia irpina. Il Brescia praticamente ha creato almeno 6 palle gol, oltre alle 2 realizzate. E bisogna dire grazie soprattutto alla vena del portiere Radu, che in 2 occasioni ha detto no a Caracciolo, la prima era sull'1-0 e la seconda poi sul calcio di punizione quando ha tirato la palla sul palo. Questa è stata l'ultima occasione del Brescia. L'Avellino ha avuto la fortuna di andare in vantaggio al primo affondo e quando poteva comunque impostare una partita soprattutto sugli esterni, dove Bidouaï e Molina certamente superiori per passo, per tecnica ai rispettivi avversari, non sono mai riusciti a creare superiorità numerica. E credo che comunque vi siate accorti anche voi, come sono accorto io guardando la partita in televisione, dello stato di tensione da parte di Novellino, che non riusciva a comunicare con la squadra. Il secondo tempo è stato invece l'inverso, perché credo complici soprattutto le urla di Walter, che io conosco bene, immagino cosa abbia fatto nell'intervallo, quindi per svegliare i propri giocatori, l'Avellino è entrato con un piglio diverso di una squadra che con questa vittoria dimostra la consapevolezza dei propri mezzi, ed è questo che devono capire questi ragazzi, perché è una squadra forte, che se segue i dettami del suo allenatore diventa un'ottima squadra. Nel secondo tempo l'Avellino non ha assolutamente sofferto nulla, tranne una sola occasione dove c'è stato quel dopo il 2-2, hanno concesso a Caracci, ma questo vuoi per l'indecisione tra i due giocatori dell'Avellino, vuoi il fatto che in quel momento la difesa era alta,
hanno consentito a Caracciolo di creare quell'uno contro uno, sì, e quindi avere quell'occasione, ma Radu anche in quell'occasione è stato bravo a dirgli di no, non è che il tiro fosse tanto irresistibile. L'Avellino ha legittimato la propria supremazia nel secondo tempo, ma non supremazia a livello di risultato, ma soprattutto a livello tattico e tecnico, dove, ripeto, non ha assolutamente sofferto nulla, non ha più concesso le fasce agli avversari, dove nel primo tempo erano stati devastanti, sì, per colpa di Falasco e Bidawi da una parte, e per colpa di Molina e Ngawa dall'altra, dove praticamente eravamo non è, questo è un altro tipo di discorso, non è un discorso che stiamo soffrendo sulle fasce, c'è un altro tipo di discorso. Però, dicevo, nel secondo tempo invece c'è stata molta più attenzione da parte dell'11 messo in campo. Mi è piaciuto moltissimo D'Angelo, oltre a Castaldo e Bidouai, che hanno veramente fatto due gol al di là del fatto del rimpallo che c'è stato, ma questo fa parte del calcio, per l'amor di Dio, quindi non sono stati bravi a sfruttare, ma soprattutto io premio di più il gol di Bidouai che quello di Castaldo. Castaldo sarebbe stata l'apoteosi se avesse trovato con quello cucchiaio il gol del 4-2, sarebbe stato veramente molto molto bello. L'apoteosi. Peccato per Asensio, che è un altro che sta crescendo moltissimo in maniera esponenziale, è un giocatore che ha grande personalità e sta crescendo di partita in partita, e là davanti è in grado anche, e lo ha dimostrato oggi con Castaldo, di far salire la squadra e far respirare la squadra nei momenti difficili. Direttore, sì, lei ha detto praticamente tutto con la prima domanda. No, sto scherzando. Comunque, lei giustamente... Il vantaggio di parlare per primo. Il vantaggio di parlare per primo e anche di essere competente e mettere... Non lo so, la ringrazio. Questo... complimento ovviamente meritatissimo. Dicevo, il direttore, per la competenza che lo contraddistingue, ha già messo i punti su alcuni aspetti fondamentali, sì, che anche Novellino aveva sottolineato in conferenza stampa ieri. Tra un po' tra l'altro lo sentiremo. Sì. Nel frattempo io ricordo il numero per chiamarci, che è 0825 33 500 per i tifosi che vogliono insomma mettersi in contatto con noi ed intervenire in diretta. Il direttore alza la mano per parlare ancora. Mi è piaciuto molto l'intervento di questo tifoso, sì, al di là del risultato, della gioia, no, mi ha detto una cosa molto molto sensata. Mettiamo da parte polemiche, siamo vicini a questi ragazzi, siamo vicini alla società, incitiamoli perché... Si può fare qualcosa di importante. Si può fare qualcosa di importante. E tra l'altro è una delle cose più difficili proprio qui nel nostro ambiente, diciamo, perché veramente si chiede... Ma è proprio quello che manca in questo momento alla Velì. Mario, io ti ho visto annuire quando il direttore parlava di centrocampo, dei problemi a centrocampo, ci confrontavamo anche prima dell'inizio della trasmissione. Io dicevo ci sono stati tanti problemi in difesa, tu giustamente sottolineavi anche le carenze a centrocampo. Sì, il primo tempo, secondo me, i due centrocampisti centrali, sia De Riso che D'Angelo, però un recupero palla non l'hanno fatto, infatti non andavano nemmeno a raddoppiare. Se andiamo a vedere i due gol sui cross del terzino dell'ala, i due centrocampisti stavano già o stavano troppo alti o stavano troppo bassi, non andavano mai a raddoppiare, a fare una... Poi il secondo tempo tatticamente Novellino, come diceva il direttore, si è fatto sentire negli spogliatoi e ha cambiato tutto. Complice anche, secondo me, il calo fisico del Brescia, che il primo tempo è stato devastante, ha giocato a ritmi altissimi e non poteva continuare così. Certo, ricordiamo anche che il Brescia vive un momento di transizione, c'è stato questo avvicendamento in panchina, è tornato Boscaglia, ha ripreso il suo posto dopo la piccola parentesi di... Tra l'altro rivoluzionando ancora di più il gioco, no, delle rondinelle, perché Marino è un fautore del 4-3-3, ha provato nel ritiro di Latina a più riprese per 15 giorni il 4-3-3, è arrivato questo ribaltone con il ritorno di Cellino in Lombardia e si è passati nuovamente al 3-5-2 in poco più di una settimana, e probabilmente qualche difettuccio in difesa ce l'aveva anche il Brescia oggi, direttore. Ma diciamo è stato punito non per grosse disattenzioni, ma credo per dei rimpalli che hanno favorito i giocatori, per fortuna, i giocatori dell'Avellino, che hanno concretizzato al meglio quanto creato in quel momento. Allora, abbiamo parlato di Novellino, sembra essere un po' l'artefice di questa vittoria. Sono più gravi gli errori dei difensori dell'Avellino,
sui gol subiti e soprattutto su quelli che per fortuna sono per le conclusioni che sono finite fuori o tra le braccia deviate dal portiere, dall'estremo difensore. Abbiamo parlato più volte di Walter Novellino, l'abbiamo indicato come uno dei principali artefici della vittoria dell'Avellino, perché evidentemente si è fatto sentire al termine dei primi 45 minuti. Sentiamo cosa ha detto al termine degli altri 45 minuti in sala stampa. Mister Novellino, non poteva cominciare meglio questo 2018, ma Avellino dai due volti. Primo tempo amnesie difensive, cattivo approccio, secondo tempo tutta un'altra musica. No, cattivo approccio non direi, anzi, forse abbiamo sofferto un po' dietro, però dalla metà campo in avanti no, assolutamente. Abbiamo creato gol, secondo me abbiamo fatto gol anche prima, però quando riuscivamo a uscire da quel piccolo pantano, dalla metà campo in su, la squadra, la risposta era grande. Dobbiamo un attimino migliorare, un attimino su alcun atteggiamento in fase difensiva. Ma io, dopo, quando abbiamo avuto questo approccio non bello, tra virgolette, non direi un approccio solo da dietro, non da metà campo in su. E dopo, secondo tempo, abbiamo parlato, abbiamo ricorretto alcune cose, la squadra ha giocato una grande partita, penso. Ecco. È entrata nel secondo tempo con la giusta mentalità in campo, senza frenesie, ha cambiato anche dal punto di vista tattico, spazi più ristretti, maggiore attenzione difensiva, Castaldo soprattutto e Bidawi. Siamo entrati con 4-1-4-1, Castaldo gli ho chiesto sto sacrificio, lui l'ha fatto e sono convinto che se lo fa ancora noi possiamo dire la nostra alla grande, perché lui qualità ne ha, ha 35 anni, ma sono convinto che l'età non conta, perché guarda me, io l'età con la gamba che fa male, ma al di là di questo io credo che è l'atteggiamento, come hai detto tu, che è cambiato. Abbiamo ricorretto alcune cose, sono stati bravi loro a darmi veramente una mano, e questa è la serenità che c'è in questo momento in questa squadra, la voglia di affrontare le partite con grande determinazione, perché non voglio più che si commetta errori. Purtroppo oggi sono stati commessi degli errori, ma dovute anche, adesso non vorrei, ho parlato con alcuni giocatori, non vorrei dire il sole, perché tu dici che il sole non è, però anche quando Gigi ha preso il palo sulla ribattuta, il sole ha dato fastidio ad Asensio. Grande partita di Bidawi, lei ci ha lavorato insieme al suo staff, lo dobbiamo dire, da tutti il ritiro di Cascia è cresciuto tantissimo. Sì, ma al di là di questo è un ragazzo straordinario, ha un carattere che va aiutato e le qualità sue le conoscete voi prima di me, ma io sono convinto che giocando in questa maniera possiamo far fastidio a tutti. Allora, dar fastidio a tutti, ma l'obiettivo primario resta la salvezza, sempre. Puoi sognare, lei sogna sempre, c'è anche Marzullo che è venuto a vederlo. Difatti io volevo vincere tutte le cose, insomma. Però se dovevo perdere è meglio pareggiare. Però al di là di questo, sempre detto da Marzullo, però il nostro voli pindalici non li facciamo, dobbiamo pensare a salvarci. E questo era Walter Novellino ai microfoni della nostra Titti Festa, con lei ci collegheremo al termine di Extra Time nella terza parte, proprio per sentire qual è l'umore anche dei tifosi biancoverdi che si sono recati quest'oggi al Rigamonti. Dicevamo, direttore, Walter Novellino un po' l'artefice di questa vittoria, di questo cambio di atteggiamento da parte della squadra. Lui ieri in sala stampa ha predicato attenzione e continuità. La continuità ci serve un po' di tempo per capire se ci sarà, l'attenzione forse oggi, almeno nel secondo tempo, c'è stata. Ma Novellino certamente non lo scopro io, ci conosciamo da troppo tempo e conosco bene le sue qualità, non solo tecniche ma soprattutto anche umane. E i protagonisti sono stati i giocatori, i protagonisti sono sempre e solo i calciatori, che se si mettono in testa di seguire i consigli di chi sa più di loro e riescono a metterli in atto concretamente, allora si può arrivare al raggiungimento di risultati che possono sembrare irraggiungibili, ma è la quotidianità
che fa l'allenatore, è la quotidianità che migliora il calciatore, non è la singola partita o la partita settimanale, è il lavoro continuo, il lavoro non solo a livello tecnico ma soprattutto anche sull'io, sulla testa del calciatore, nel poter far sì che possa migliorare e soprattutto lavorare di squadra per migliorare e poter ragionare di squadra. Certamente è così, bisogna intervenire sulla testa dei giocatori. Credo, si parlava... questo credo che il basket ci insegna, perché il basket credo che sia uno sport bellissimo, che solo possono giocare solo quelli intelligenti, solo giocatori, cioè bisogna essere già di un tasso intellettuale già avanti rispetto al calcio. Ecco, se gli stessi calciatori si rendono conto di dover far funzionare la testa, e allora possono raggiungere risultati importanti, perché bisogna sempre ragionare di squadra, non ragionare personalmente. Sì. Direi che possiamo fermarci per questa prima parte di Extra Time. Ti vedo timoroso. No, perché la padrona di casa ovviamente è Maria Stanco. Assolutamente no, assolutamente no. Sì, confermo, è tutto per questa prima parte di Extra Time, ma tra poco per la seconda.